rinvenuti così numerosi a questo nostro appuntamento annuale di consegna delle borse di studio ai ragazzi delle scuole di Rivarolo. Cedo subito la parola al vice sindaco Francesco Diemos, che ci porta il saluto dell'amministrazione comunale. Grazie mille, siete veramente in tanti e mi fa piacere essere qui. Vi porto i saluti del sindaco Alberto Rostagno, che per motivi istituzionali oggi non può essere presente qui, ma mi si è raccomandato di salutare tutti. Non si sente? Lo sentite? Che dire? Innanzitutto ringraziare la compagnia per queste giornate, per questo evento, per le borse di studio. E se posso rubarvi 30 secondi, credo che per sottolineare l'importanza delle borse di studio, e le borse di studio sono frutto di che cosa? Del lavoro sostanzialmente di queste persone. Mi è venuto in mente, mentre ero a messa, forse un po' distratto, ma pensavo che oggi il modello, quello che ci propongono, quello dei social sostanzialmente, è quello che si può fare dropshipping, guadagnare su dei prodotti assurdi, stando comodamente su un divano a Dubai, guidando delle macchine sportive che sembrano degli evidenziatori. Quello è un po' un modello, no, che ci viene trasmesso, e spesso e volentieri chi vede questo modello come modello per guadagnare, per avere dei soldi, per avere una vita agiata e serena, cade in una tentazione, dicendo quello è il modello al quale dobbiamo aspirare. Oggi noi siamo qui e ci sono delle persone, ci sono delle borse di studio, ci sono dei soldini che sono frutto di un altro tipo di modello, che è il modello del lavoro, cioè quello di fare delle cose. Voi vedete sui simboli che questi signori hanno al collo, c'è una ruota dentata, c'è una pala e una ruota dentata. Quella ruota dentata e quella pala rappresentano la capacità di modificare la materia, il ferro, l'acciaio, eccetera, eccetera. Quel tipo di lavoro è il lavoro che porta le borse di studio che oggi i ragazzi vanno a prendere. Quindi io non sto dicendo che un modello sia sbagliato e l'altro sia giusto, però vorrei sottolineare che quello è il modello, quei soldini che vi arrivano è un frutto del lavoro delle persone, ma non solo del lavoro, ma anche della cultura del lavoro. Perché poi spesso e volentieri le ditte, gli artigiani, eccetera, eccetera, hanno imparato la capacità di lavorare dal passato, dai propri genitori, dalla propria storia, dalla nostra cultura, dalla cultura di trasformazione del prodotto. E quindi c'è questa doppia valenza, cioè la cultura del lavoro, la storia del lavoro, che si tramanda di generazione in generazione, il lavoro di queste persone e questo lavoro che genera quei soldini che servono a voi per poter proseguire gli studi, per essere delle persone attive e partecipate nella società che verrà domani. E per questo io come amministratore ringrazio, perché poi di fatto l'amministrazione è qualcosa che racchiude un po' il tutto, siamo tutti noi che facciamo parte dell'amministrazione, e quindi io sono contento di essere qui a rappresentare, a portarvi questo saluto, e ringrazio per l'intervento. Grazie mille. Possiamo cominciare. Chiedo scusa subito per tutti gli accenti, per tutte i nomi che riuscirò a storpiare, ma per pazienza. Allora, borsa di studio dei priori Garoia Cerutti, offerta dai priori in carica per quest'anno 2023, a Iasparro Emanuele, classe quarta CS, sezione scientifica, Istituto Aldo Moro. Borsa di studio Stucchi Genovesio Giuseppina, offerta dall'ingegnere Ennio Stucchi, a Nigra Francesco, classe seconda IT, sezione tecnica, Istituto Aldo Moro. Consegna il segretario della compagnia. Gracias.
Allora, borsa di studio Stucchi Eugenio, offerta dall'ingegnere Ennio Stucchi a Sciarrone Alice, classe prima E, scuola media statale Guido Gozzano. Consegna Alberto Vera. Quest'anno ci ha lasciato uno dei membri di più antica data della nostra compagnia, Pino Vallero, sempre presente alle nostre riunioni, sempre presente qui in questa occasione, e al quale la compagnia deve anche il lavoro, la compagnia e la città anche, il lavoro fatto per rimontare l'antica fucina di Cecco Tasso presso le scuderie del Castello Malgrado. La compagnia, per ricordarlo, quest'anno istituisce una borsa di studio in sua memoria che va a Vecchia Luigi, classe quarta A, istituto Aldo Moro, sezione tecnica. Consegna al figlio Alessandro. Borsa di studio ditta Pontino, offerta dal signor Maiolo Vincenzo ad Assi e Bonini Enzo, classe quarta C, scuola primaria statale Gibellini Vallauri. Consegna il signor Maiolo. Borsa di studio di Tatir, offerta dai signori Grieco e Rossetto, a Di Carlo Nadir, classe quarta A, scuola primaria statale Gibellini Vallauri. Consegno di priori. Borsa di studio Serena Modesto, offerto dall'RG Polietilene di Cerutti Silvano, a Fiumi Zindin, quarta C, scuola primaria statale Gibellini Vallauri. Borsa di studio Assicurazioni Reale Mutua Rivarolo, offerta da Frattino e Screzi Assicurazioni, a Galoro Samuel, classe seconda, scuola primaria, istituto Immacolata Concezione, Rivarolo. Consegna la signora Iva Scrinzo. Borsa di studio Baudino Service a SRL, offerta dal signor Baudino Enzo, a Botta Isabel, classe quarta, sezione unica, scuola primaria statale Caligari, Sargentera. Borsa di studio Germano Giovanni Battista, offerta dalla signora Eleona Maria Teresa, a Macario Marta, classe quarta, sezione unica, scuola primaria statale Calligari, Sargentera. Consegnano i priori. Borsa di studio Potenza Nicoletto, offerta dalla famiglia Santocuori, a Riccardo Grandinetti Evangelista, classe terza A, scuola media statale Guido Gozzano. Consegna Carmen, preziosa collaboratrice nell'organizzazione di questo evento e delle borse di studio, a cui vanno i nostri ringraziamenti. Borsa di studio Bertinetto Domenica, offerta dal signor Giovanni Vota ad Alexandru Florin Matei, classe terza B, scuola media statale Guido Gozzano.
borsa di studio De Zania Venatti, offerta da Emilio Marina Venatti a Vittone Pietro, classe terza A, scuola media statale Guido Gonzaga. Borsa di studio Sergio Antonietto, offerta dalla ditta Zeca a Barbera Giulia, classe prima B, scuola media statale Guido Gozzano. Borsa di studio Antonio Leone, offerta dal signor Ettore Rolando a Vicini Martina, classe prima G, scuola media statale Guido Gozzano. Borsa di studio Cavalier Luigi Battuello, offerta dalla famiglia Battuello Antonio a Curti Aurora, classe seconda media, istituto Santissima Annunziata Rivarolo, consegna la signora Martina con il nuovo erede. Borsa di studio Vespa Club e Intravaltolo Daniele, offerta da Vespa Club e Daniele Intravaltolo a Dorella Crista, classe terza liceo psicopedagogico, istituto Santissima Annunziata Rivarolo. Borsa di studio Federico Pinello, offerta dei compagni della classe quinta B dell'Istituto Alto Moro, a Bucalet Fatima Ezbra, classe seconda sezione B, Istituto Moro, sezione scientifica. Borsa di studio Federico Pinero, offerta dei compagni della classe quinta B, Istituto Moro, a Garcia Celeste Nicole, classe seconda, sezione B, Istituto Aldo Moro, sezione scientifica. Ecco, cedo la parola ai due rappresentanti di questa quinta B che vogliono ricordare il loro compagno. Ecco, grazie. Noi appunto, sì, brevissimamente, Federico è stato un nostro caro compagno, è stata una partita triste per noi e questo ci è sembrato un modo per ricordare lui e il tempo passato insieme in un luogo che per tutti noi ha significato molto e spero che lo faccia anche per molti di voi che vengono dall'Aldo Moro. E questo per ricordare cosa porta da l'istruzione e cosa porta alla scuola, ed è una formazione sì culturale importante, ma anche una grande occasione di conoscenza umana e di esperienze di relazione e di amicizia. Grazie, questo è il mio momento. Borsa di studio Battuello Matteo, offerta dalla famiglia Battuello Antonio a Tamborino Ludovica, classe seconda, sezione scientifica, Istituto Aldo Moro. Consegna Matteo. Borsa di studio Bausano Michetti Carmen, offerta dalla famiglia Bausano a Vessella Giorgia, classe terza A, sezione scientifica, Istituto Aldo Moro. Consegna Eraldo. Borsa di studio ditta Fratelli Castagna, offerta dai Fratelli Castagna a Rizza Lorenzo, classe quinta, sezione scientifica, Istituto Aldo Moro.
borsa di studio Geminiani Augusto, offerta dalla famiglia Geminiani Giuseppe, ad Ediu Mihai Castel Mancintulcea, spero l'ho detto giusto, no? Seconda meccanica, istituto professionale CIA, consegna la signora Nella Faletta. Borsa di studio Geminiani Andrea, offerta dalla famiglia Geminiani Giuseppe, a Posateri Massimiliano, terza meccatronica, istituto professionale CIAC, consegna la signora Faletti. Borsa di studio coniugi Maria e Giuseppe Ponchia, offerta dalla ditta Eurex di Ponchia a Boronchok Kirill, seconda meccanica, istituto professionale CIAC, consegna Luigi Ponchia. Borsa di studio Benacarlo e Villa Angiolina, offerta dalla famiglia Benalberto, a Tamma Wisdan, terza acconciatura, istituto professionale CIA, consegna Alberto Bene. Borsa di studio Bausano Livio, offerta dalla famiglia Bausano a Boronchok Rigore, seconda meccatronica, istituto professionale CIA. Consegna il figlio Giovanni. Borsa di studio Bausano Livio, offerta dalla famiglia Bausano a Alzarone Sebastian Christian, seconda meccatronica, istituto professionale CIA. Borsa di studio Marchetti Stefano e Marco Margherita, offerta dalla ditta Fratelli Marchetti a Fattani Selma, terza acconciatura, istituto professionale CIA, consegna al segretario Alberto Beno. Borsa di studio Bausano Cavalier Clemente, offerta dalla famiglia Bausano a Melis Pretro, quarta B, sezione tecnica, istituto Aldo Moro, consegnerale. Borsa di studio Natale Bolgiallo, offerto dalla famiglia Sergio Bolgiallo a Gariani e Omar, classe terza, sezione tecnica, istituto Omar. Borsa di studio Zerbini Luciano, offerta dalla ditta Zecca Rivalolo a Schioppetti Laura, classe terza, a sezione tecnica, istituto Moro Rivalolo. Borsa di studio Bausano Livio, offerta alla famiglia Bausano a Tassone Cristian Raffaele,
terza A, sezione tecnica, Istituto Moro. Borsa di studio Luigi Ballari, offerta dalla ditta Fratelli Castagna a Zanzi Elena, terza estetica, Istituto Professionale CIA. Borsa di studio Cerutti Giovanni, offerte dalla ditta RG Politiere di Cerutti Silvano, Avataman Sebastian Florin, classe terza, meccanica, istituto professionale CIA. Abbiamo finito la consegna di queste borse di studio, quest'anno erano ben 35, complimenti a tutti i ragazzi che con il loro impegno e il loro lavoro se lo sono guadagnato. Un grazie ai dirigenti scolastici e a tutto il personale degli istituti scolastici che hanno collaborato a questa iniziativa e direi un grazie ancora più sentito a tutti coloro che hanno la sensibilità di concorrere a costituire queste borse di studio. Quindi grazie a tutti, buona festa e arrivederci alla prossima. Numerosi ragazzi che quest'anno hanno ricevuto la borsa di studio della Compagnia Sant'Eligio. Sì, quest'anno siamo riusciti ad avere addirittura 35 borse e riusciamo a incrementare quasi ogni anno. Per noi è un onore, un piacere, ci teniamo particolarmente e pensiamo con questo di dare un aiuto a questi ragazzi che decisamente sono scelti con il criterio del buono studio e dei buoni risultati e che siano d'auspicio per loro per i prossimi anni. Questo è una cosa fondamentale. E sono scelte nelle diverse scuole del territorio, a partire dalla primaria, andando alle superiori? Sì, cerchiamo di spaziare in tutti gli ambiti. E una volta era una cosa un po' più circoscritta alle scuole di Rivarola e anche ai ragazzi di Rivarola, ma in realtà le necessità aumentano e dato che lo scopo finale è la beneficenza e comunque aiutare chi magari oltre i risultati ha anche delle necessità serie, quindi abbiamo cambiato un po' i canoni e cerchiamo di arrivare dove una volta magari non arrivavamo. La Compagnia di Sant'Eligio è storica, difatti è la 135esima edizione di questa festa. Sì, cerchiamo di continuare con impegno, purtroppo i personaggi storici sono anche venuti a mancare, però cerchiamo con l'innesto dei nuovi priori che alle volte rimangono anche le compagnie di dare continuità anche perché la finalità, oltre data dalle borse di studio, ma con la lotteria e l'aiuto di tutti i commercianti di Rivarola che ci offrono dei premi che tramontiamo in lotteria ed aste, riusciamo a fare una beneficenza ben maggiore e speriamo di poterlo fare ancora per tanti anni.